Ciao ragazzi, benvenuti su MDF Travel. Oggi volevo parlare di un argomento abbastanza interessante, almeno per me. Allora, ovvero come risparmiare soldi organizzando ed effettuando i nostri viaggi. Come fare questo? Allora, vi farò subito un piccolo elenco di cose da stare attenti e poi magari li analizziamo piano piano. Ok, detto questo, passiamo subito a un primo elenco. Allora, innanzitutto non bisogna avere fretta. Quindi, se si vuole organizzare un viaggio in un posto, noi dobbiamo organizzare, nel senso prenderci tutto il tempo che ci serve e quindi confrontare i vari siti che possiamo trovare su Google o da altre parti, comunque sul web, e andare a vedere qual è l'offerta migliore in quel momento. Perché non è detto che se io apro Booking mi dia l'offerta migliore in quel momento per quel determinato hotel o quel determinato appartamento, bungalow o quello che vogliamo prenotare. Ma magari abbiamo altre alternative che in questo momento sono nascoste. Ok, questo è il primo metodo. Secondo metodo, se dobbiamo utilizzare un mezzo di trasporto, che sia un aereo, che sia un traghetto, che sia un treno, abbiamo varie alternative. Anche qua ci mettiamo con calma. E faccio un esempio: se io devo usare l'aereo per andare da Pisa a Ibiza, non è che apro Ryanair perché conosco Ryanair e controllo se Ryanair ha il volo in quella determinata data per quella determinata destinazione, e se costa 150 euro andata e ritorno prenoto. Perché? Perché magari prenotando un giorno prima o un giorno dopo la partenza si risparmiano anche 50-60 euro. Tra poco vedremo nel dettaglio come fare. E poi ci sono altri accorgimenti proprio sulle spese da avere durante questi viaggi, ok? Che possiamo limitare anche qua. Sto facendo un discorso ovviamente per chi non ha molto budget da spendere, perché chi prenota 2 settimane alle Maldive, faccio un esempio, al Mafushi Island da 6 stelle, non penso che abbia problemi di risparmiare quei 200-300 euro di un viaggio, perché poi alla fine sì, di queste cifre si parla, ok? Quindi risparmiare comunque una cifra che per noi potrebbe essere importante, mentre magari per altri è proprio una cifra ridicola al quale non mi rivolgo con questo video, ok? Quindi beati voi se siete in questa categoria. Allora, detto questo, cosa possiamo fare? Quando scegliamo un hotel, innanzitutto dobbiamo scegliere se prendere un hotel in centro, ok? Per esempio, se io voglio andare a Roma, avrà un costo avere un hotel in centro piuttosto che avere un hotel nella periferia di Roma, che è comunque raggiungibile con tutte le varie metro. Questo è solo un esempio. Quindi, se io voglio un hotel in centro a Roma, un hotel carino per passare anche un weekend, che non sia il classico 2 stelle sopra la stazione di Termini, ok, che lì lo possiamo trovare anche con un 60 euro a notte, che già mi sembra tanto, e quindi possiamo aprire Booking, ma possiamo anche fare delle altre ricerche, ovvero con Booking possiamo avere una panoramica di questo. Mentre magari con tutte le altre ricerche con Google riusciamo ad andare a trovare il prezzo migliore. Come faccio? Io in primis faccio semplicemente una ricerca, vado su Booking, guardo l'hotel che potrebbe interessarmi e vado sul suo sito ufficiale. Ok, quindi tralasciando un attimo Booking, benché ho gli sconti, quindi a volte mi conviene più prenotare tramite Booking che tramite i siti ufficiali. Infatti nel prossimo viaggio che farò l'hotel l'ho prenotato tramite non Booking ma un canale a parte, perché mi costava molto meno, sinceramente 300 euro di meno, quindi perché non prenotare su un altro sito piuttosto che su Booking, anche se ho gli sconti. Me li tengo per un altro viaggio che troverò, ok? Quindi cosa faccio? Mi piace l'hotel Bella Vista a Roma, ok? Non conosco l'hotel Bella Vista a Roma, se c'è è solo un puro caso, è un nome di fantasia inventato per fare l'esempio. Quindi cerco l'hotel Bella Vista, vado su Google e scrivo hotel Bella Vista a Roma e mi uscirà il sito ufficiale. Dal sito ufficiale o posso richiedere tramite un modulo i prezzi, oppure direttamente c'è un listino prezzi che mi dà il prezzo finale, ok? Posso confrontarlo, se su Booking è inferiore prenoterò su Booking, se il prezzo è minore sul sito ufficiale prenoterò sul sito ufficiale. Se non sono ancora soddisfatto potrei fare anche delle altre ricerche, più o meno mettendo sempre il nome dell'hotel, e questo è il primo passo. E già qua qualche centinaio di euro per settimana si possono risparmiare.
Ovvio, se faccio un viaggio di 2 giorni sarà di poche decine di euro, però se vi piace potete iniziare intanto con qualche giorno e continuare poi per viaggi da settimane. Con i voli la cosa è un po' più semplice, perché? Perché c'è una piattaforma che si chiama Google Voli, guardate questo video che vi lascio qua sopra, ok? Ho fatto proprio un video dedicato. Comunque con Google Voli voi dite: io voglio andare da Pisa a Ibiza e voglio andarci a novembre, ok? Quindi io metto dal 1° novembre al, adesso è proprio una data che a Ibiza non c'entra niente, quindi dal 1° novembre al 30 novembre, ok? Facciamo queste due date, le immettiamo. Cosa succede? Che Google ci dà tutti i giorni i possibili voli che possiamo effettuare e vedremo che magari se io volevo partire, faccio un esempio, il 15 e tornare una settimana dopo, quindi tipo il 21, il 22, in base poi ai voli, cosa succede? Che magari scopro che partendo anziché il 15, ma partendo il 13, ho un risparmio di 50 euro, quindi perché non risparmiare questi 50 euro per non partire proprio in queste settimane? Caso diverso, se devo andare in un determinato posto in quella determinata data perché magari ho un impegno, ho un evento, eccetera eccetera. Quindi questo è un altro discorso, io sto parlando di una vacanza che mi posso prenotare con tutta calma e gestirmene, ok? L'importante è gestire, oltre il tempo mi posso gestire anche quanto spendo, ok? E questa era la parte principale, ok? E poi ci sono piccole altre accortezze sempre per risparmiare proprio le spese vive di viaggio. Per esempio, se voi andate all'aeroporto, ovviamente prima di arrivare all'aeroporto, se arrivate in orario di pranzo e sapete che siete in anticipo, io vi consiglio di mangiare fuori dall'aeroporto, perché in aeroporto il prezzo è elevato rispetto a un ristorante fuori. Ovvio che se poi sono all'aeroporto di Milano, sono a Milano, invece di andare all'Inate, mi fermo al ristorante stellato di Cracco, ok, forse mi conviene più mangiare in aeroporto, però questa è una vostra scelta, ok? Quindi io vi dico: mangiate in un ristorantino fuori piuttosto che andare al ristorante dell'aeroporto, che sicuramente sarà più caro e come qualità prezzo sicuramente inferiore rispetto al ristorante esterno. Poi ci sta che nel ristorante vi trovate male, però magari se cercate anche qua su TripAdvisor o comunque su qualche canale che vi può consigliare qualche ristorante ottimo, secondo me trovate dei buoni ristoranti a un ottimo prezzo, ok? Ormai il web è pieno di queste cose, quindi secondo me anche farsi fregare è un po' difficile. Ok, detto questo, ci sono poi altri metodi per risparmiare. Per esempio, vi faccio un esempio: io l'anno scorso sono andato alle Canarie, ok? Quindi una volta arrivato alle Canarie sono arrivato anche in un orario abbastanza tardo pomeriggio, quindi verso le 6-7. Comunque è così fatta: io per prendere un taxi dall'aeroporto all'hotel, più o meno la spesa si aggirava intorno ai 25 euro. Facendo una piccolissima ricerca su Google, e tra l'altro l'ho fatta nel posto, proprio appena arrivato in loco, ho scoperto che c'era la possibilità di fare un tesserino di un autobus che passa ogni mezz'ora, quindi anche il tempo di trovare solo la fermata dell'autobus. Praticamente io ho fatto così, ho cercato la fermata dell'autobus, sono arrivato lì, ho preso il tesserino ed è arrivato l'autobus, e con una spesa di in due di 8 euro circa sono arrivato a destinazione, uguale come se fossi arrivato col taxi, la differenza 50 metri di cammino con la valigia in mano. Con le rotelle non mi sembra proprio che valgano quei 20 euro di differenza, ma questi sono tutti metodi per risparmiare. Fate anche un viaggio un po' così, vi sentite un pochino più come i locali, ok? A me piace anche questa cosa, immergermi nella cultura locale. Per esempio, io se vado in Spagna non cercherò mai un ristorante italiano, ma cerco i ristoranti spagnoli, quelli che fanno la cucina locale. A me questo piace. Se a voi piace il ristorante italiano, andate al ristorante italiano, non è questo che voglio dirvi. Ce ne sono di più economici e di più qualitativamente migliori, peggiori, ce n'è di tutti i tipi, ok? Ma questo penso che lo avete già scoperto. Niente, detto questo, questi sono i sistemi che io utilizzo subito, pronti via, per prenotare e organizzare il mio viaggio. Ovviamente poi ci sono tutte altre spese, magari alcune impreviste, mi sono successe anche a me degli imprevisti, non dico di no. Sono arrivato per esempio una volta a Mallorca, anzi vi lascio anche il video qua sopra sempre di Mallorca, e una volta arrivato a Mallorca ho scoperto che la mia auto
prenotata non era disponibile. Perché non era disponibile? Perché l'avevo prenotata con una carta di credito errata, nel senso che l'avevo prenotata tramite un broker che accettava anche la Mastercard, scusate, non Amstercard, ma American Express, ok? Arrivato in loco, invece, il diciamo l'affittuario, adesso non mi viene il nome, comunque l'agenzia di noleggio, ok? Non mi ricordo neanche qual era di preciso, non accettava American Express. Quindi mi sono trovato con la macchina disponibile, ma non me la potevo noleggiare, quindi i soldi che avevo dato al broker comunque li ho persi. Sono dovuto tornare in aeroporto e farmi dare una macchina sostitutiva, quindi da un'altra agenzia di noleggio. Quindi ho perso la caparra che avevo lasciato e ho dovuto noleggiare un'auto. Quindi questa è tutta arte che entra. Questo è un piccolo consiglio che vi dico: anche prima di noleggiare un'auto, assicuratevi che la vostra carta di credito sia comunque accettata dalla compagnia di noleggio, ok? Perché poi potrebbero succedere anche queste cose. Ve le dico perché sono successe sulla mia pelle, e vi dico anche dove, e ve l'ho già detto, a Palma di Mallorca, ok? Detto questo, dai, facciamola breve, il video non lo tiriamo per le lunghe, lo lasciamo, anzi faccio però anche altri video. Vi saluto per il momento, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!